Presidente, quali sono le finalità di FADOI e questo importante convegno nazionale, che cosa si propone? Beh, la FADOI è una società scientifica composta da più di 3.000 soci e conta su di un network di 150 ospedali su tutto il territorio nazionale. Noi siamo i dottori, siamo gli internisti, cioè i dottori degli adulti. La società scientifica ha due fondamentali mission, la formazione e la ricerca, che hanno tra di loro un rapporto assolutamente traslazionale. Difatti il motto della FADOI è stato sempre quello di formare la ricerca e fare ricerca per formare. Questo è il nostro scopo, perché la ricerca migliora la qualità dell'assistenza e l'assistenza esprime i bisogni insoddisfatti che danno gli spunti alla ricerca. Questa è contemporaneamente la finalità di questo nostro progetto, che oramai è alla sua quinta edizione e si svolge ad anni alterni, e che si pone proprio il compito di valorizzare, promuovere, facilitare quella che è la ricerca da promotori no profit. Dentro la ricerca la persona prima di tutto. Ecco, cosa significa dare priorità alla ricerca no profit? Lei ha espresso quello che è il tema principale dell'edizione, la quinta di quest'anno, perché ogni edizione ha avuto in progressione un tema fondamentale. Si è partito proprio dalla valorizzazione della ricerca in sé per sé, si è passati per l'adeguamento al futuro regolamento europeo sulla ricerca, si è arrivati a cercare di esprimere la necessità di passare dalle parole ai fatti ed eccoci a oggi, la persona al centro. La persona al centro della ricerca, intendendo come persona però non soltanto il paziente, ma lo stesso effettore della ricerca, il medico, l'infermiere, lo scienziato dedicato, ma anche il rappresentante delle istituzioni che poi deve permettere il concretizzarsi di una ricerca indipendente nei suoi contenuti scientifici, ma che poi sia anche produttiva ai fini del miglioramento dell'assistenza. I fondi europei come Horizon 2020 aiutano la ricerca no profit? I fondi europei sono essenziali per la ricerca no profit. Horizon 2020 è un progetto importante al quale l'Italia partecipa. Il paradosso è che mentre delle nazioni di rilievo come la Gran Bretagna, la Francia vedono un bilancio positivo tra ciò che versano e ciò che ricevono, l'Italia all'opposto ha un bilancio assolutamente negativo, cioè contribuisce con 7 miliardi per riceverne 4 miliardi e mezzo. Quindi i fondi da lei menzionati sono assolutamente essenziali, rivolti a un pabulum incredibilmente attivo e vivace come la piccola e media industria italiana. Però se non si snelliscono quelle procedure che permettono di poter utilizzare i fondi europei disponibili nella migliore maniera possibile, tutto questo viene vanificato. Ogni anno è elargito un premio FADOI. Quest'anno a chi va e che finalità? Beh, glielo anticipo, ma colui al quale non verrà elargito il premio ancora non lo sa, verrà elargito al professore Garattini proprio per l'impegno e per la grande dedizione che ha contribuito allo sviluppo della ricerca in Italia e della ricerca clinica in particolare.